qui ci troviamo a Frascineto, il paesaggio che vedete laggiù è Frascineto, Frasinita, che è stata fondata, è stata abitata dagli albanesi venuti tanti anni fa. Frascineto è una comunità Arbresh che è viva, una comunità bella, una comunità interessante perché dal punto di vista culturale è una comunità dove gli abitanti continuano ancora a parlare la lingua Arbresh. Vedrete il punto importante di tutta la comunità, di questo paesaggio che stiamo vedendo, è la chiesa, che ha una caratteristica molto particolare, un po' come vedete domina un po' tutto l'abitato, le case della nostra comunità, ed è una chiesa che era già preesistente prima della venuta degli albanesi ed è stata adattata poi alla forma, alla liturgia orientale bizantina. Frascineto è una comunità Arbresh che è situata ai piedi del Parco del Pollino e vicina alla frazione di Eianina, dalla quale frazione è divisa da un ponte e conta 3.000 abitanti insieme a questa frazione. Buonasera, benvenuti a Frascineto. Ci troviamo nel Museo delle Icone della Tradizione Bizantina, che è un orgoglio della nostra cittadina, ma io ritengo della Calabria intera e di buona parte dell'Italia, perché attraversa, diciamo così, tutto il nostro iter liturgico, viene rappresentato da queste splendide icone che sono presenti nel museo, icone che fanno parte di due collezioni distinte e separate. La prima è quella di Padre Lombardo, con cui è avvenuta l'apertura del museo. La successiva, il fondo Borelli Berishvili, acquisita nel giugno del 2014, che vediamo qui solo da alcuni pezzi. Benvenuti al Museo delle Icone della Tradizione Bizantina di Frascineto.
Il museo offre al visitatore l'opportunità di compiere un percorso molto suggestivo in una delle forme espressive più importanti dell'arte cristiana, ossia le icone.